guardando, so che va molto di moda su YouTube a fare un video dove ti trucchi parlando nel tuo dialetto. E quindi ho pensato, ma perché non faccio un video dove che parlo in dialetto vicentino? E quindi faccio vedere a tutti come che parlo, perché di solito mi parlo sempre così con i miei amici, come mamma, papà, con tutti, parlo sempre così. Tuttavia adesso che se devo fare il video mi viene da parlare in italiano, ma se poi, forse perché che sono un po' quella vergogna da dire che schifo parlare in dialetto, però mi dico sempre che bisogna portare in alto la lingua che ti sei nato, nel senso che mi so che adesso che sei una petizione, che se te vai in comune ti firmi per riconoscere la lingua veneta, mi non so niente, so appena arriva, però mi dico che quando sono stato 8 mesi a Londra, e che per quei pochi italiani che vedevo a Londra, vabbè che comunque avevo le mie due amiche, quindi parlavo anche ai vicentini, però comunque quando che ti catavi qualcuno che era italiano, te parlavi in italiano, e quindi quando che venivo solo in ferie, non sono neanche più a parlare in dialetto veneto. Dopo però mi avevo visto 2 o 3 settimane, ma dopo sono ritornata a cavalla passa di una volta. Allora, ho deciso oggi di farvi vedere come che mi trucco di solito. Allora, non posso mai farvi vedere come che mi trucco tipo panna for sabato sera, perché è un trucco pidaroiassa che da everyday. Però ho pensato, perché non fare tipo vedere come che te trucchi, tipo un trucco un po' estivo, per dire tipo ti invi qualcuno ti ciamba all'ultimo minuto, bello, vieni tu bere uno spritz, 2 minuti te sei pronta. Allora, adesso vi faccio vedere subito come che faccio. Innanzitutto, se vado de là, go el specio. Allora, calcolando che non sono proprio fresca de barba, nel senso che non è che mi sono fatto la barba un coma, me la sono fatta sabo. Ma non me ne frega niente, l'importante è che guardi come che stendo il prodotto e se e. Allora, intanto bisogna mettersi una crema viso che mi non metto perché non go cassi di mettermene. Allora, la roba principale è proprio quella di mettersi il correttore. Perché? Perché ovviamente a se la roba peor. Allora, mi di solito uso sempre la spugnetta, ma non so come mai, ultimamente mi è andato bene anche col pennello. Come fondotinta in questo momento sto usando quella della Deborah Milano, è un fondotinta che comunque sia, e te quersa e anche, voglio dirste, che qualche imperfezione, così. Diciamo che meno se ero mi abituato a truccarmi col pennello, perché mi sembrava un po' tipo un pastrucciamento, un po' non lo so. E invece ultimamente mi sto accattando anche bene, truccandote, truccarsi col pennello. Perché quando che lavoravo a Londra e che avevo la mia amica che lavorava da Kiko, magari se casualmente la caschi in sto video, un bacione enorme. E lei mi truccava sempre col pennello e lei mi diceva che col pennello sei meglio, col pennello sei meglio. Lo so che il pennello sei bello, ma porco zio! Tempo di crisi, se dopo che spugna, zio can. Allora, in questo momento mi sento un po' così. Allora, come che vedi, se sa abbastanza coprente come mi adesso devo fatto. Adesso la roba che è il segreto di tutto il make-up, se proprio di mettere sta cipria opacizzante, praticamente la va a opacizzarti la pelle, perché il fondotinta le tanto moio e te pari na veramente da versua e l'ago del Bolseno insieme con l'ago de Garda. Se invece te metti sta cipria che la para un po' la cocaina, però quella la semo che la agli altri che mi so sa svalvolare di mio, se ta casa a tirare roba, se meglio che mi costituisco sa dei carabinieri perché stare la roba così. Allora, te vai a metterlo rento, che è un periodo un po' così, quindi è meglio mettere a rento solo il pennello, perché guarda che ultimamente, ragazzi, no, se battimi a ciodo, porco zio. Mi non metto mia sottotitoli, chi capisce, capisce, perché ho visto quelli che le fa il tutorial in napoletano, e mi ha messo tanto quello che le dice in italiano, quindi se capì bene, se no, bene, ciao bella! Boh, allora, vo' praticamente molto a fissare. Avrò praticamente mettermelo molto tipo così. Una roba che mi dà fastidio ultimamente, se che chi che se bella abbronzata, lei mi dice,
Ma come mai se tu mi hai un po' bronzato? Vedi com'è che cambia, Zaz? Te si sa, meno muoio, perché mi veramente, senza fissarmi fondotinta, paro veramente, non so neanche a mi dirte cosa che sembro. Ma vabbè. Dopo mi uso sta qua, che la è una powder dell'highlighting. Secret Lovers. Mi lo adoro. Non lo metto solo come blush, ma lo metto come tutto. Sorrido perché la vita è la sebella, basta mettere un po' con l'ombrella. Mi lo metto anche a quanti occhi, un po' così, me lo metto un po' dappertutto, perché bisogna essere belle sempre. E ricordate che non esiste mia donne brutte, solo donne pigre. Bom, dopo tose. Se vi senti un po' grosse o meo grosse, che anoressiche, porco zio. Uso questa e vuoi fare il contouring. Cosa vuol dire contour? Te che da fare la bocca a pesce. E lo fa anche la Kardashian. Bella quella, ma fammi solo il contouring, che la bella lì la sena farsi le punturine. Qualche punturina me la so fatta anche a me dal mio amico chirurgo plastico, però quello è il segreto tra me e te che stessi trovando a sto video. Comunque sia, dopo puoi mettermi un po' di mascara. Vi ricordo che questo è un trucco estivo, quindi non usiamo cioè un trucco da spritz, diciamo. Cioè non usiamo un trucco da andare fuori sabato, cioè sabato sera sta roba se è il minimo, perché dopo mi metto l'illuminante, che metto anche somare bella donna. Come rossetto mi metto sto qua, effetto matte, lunga tenuta, e vi assicuro che è lunga tenuta, perché guarda che mi metto quello rosso e quando che voglio sabato sera fare la pantalona e mi dura tutta la sera. Chi mi conosce dai tempi della Bibbia sa che mi sono fatta le punturine in te la bocca, me le sono fatte anche in te i sigomi, me le sono fatte anche in te il culo, perché mi sono così. Avevo un periodo che c'era una piena di schei, adesso sono tornata a puaretta, però che c'è stato un periodo dove c'era una piena di schei, perché una roba di Londra te ciapi in esaurimento, perché te fai lavoro, casa, casa, lavoro, però te ciapi una barca di schei, perché la te che ferie quando che te voi. Infatti tanti mi domandano, ma perché si tornano via? Mi non sarei mai una via se avesse avuto qualche due insieme, in casa insieme da dire, stiamo insieme, ma neanche amorosi, anche un'amica da dire, stiamo insieme, viviamo insieme, ma amore, mi mica sempre detto, amici, amici, e dopo ti ruba anche la bici, porco zio. Vabbè, le sopracciglia, neanche me le disegno più di tanto, però siccome ghesena un poco del colore del fondotinta, a suonare a bagnare sto qua con un poco di tipo struccante e vo' annetarmi qua le sopracciglia. Così, premessa, mi sono fatto anche l'enne quando che ero a Londra, mi sono fatto un po' anche l'enne. Le è una via, però te vedi che comunque le sei scurette, le sei belle. Dopo mi sempre più belle sopracciglia, anche se vi dico quando che ero alle medie facevo la pazzoide e me le rasavo con la lamita. Cioè, ragazzi, meglio di me non ghinè, ma chi mi conosce sa che mi sono svalvolato, cioè mi sono svalvolato qua in tel video, casa mia qui mi, fora qua amiche, mi so così, sono vera, non so mia la menti rossa, boh. E mi diria che depide così non mi non posso fare, questo se è un make up fresco, veloce, panna fuori dei coglioni, quando che magari te baruffi coi tui, basta, vai fuori dei coglioni, ti chiami la tua amica, catemo, se ne andiamo imbriagarse. Però ovviamente se magari luni de sera, dovetti in giro truccare come una roia. Così invece te sei una ragazza che ti viene fuori di casa e ti dici, perdonami mami, pormi vida loca. Mi spero di avervi fatto compagnia in questi 10 minuti. Spero veramente che vi sia piaciuto questo momento un po' di ironia. Voglio concludere parlando in italiano, quindi grazie di essere stati con me e vi aspetto al prossimo video. Ciao!